Allora, buongiorno a tutti, sono Sandro Chiaramonti. Ai tempi degli episodi di cui parliamo lavoravo alla stampa, dove sono stato poi lunghi anni, e quindi diciamo che ero un osservatore abbastanza privilegiato, anche se di quell'anno, anno e un mese se ricordo bene, preferisco parlare più come cittadino, come testimone, perché anch'io ho partecipato alle ronde, quelle che adesso si chiamerebbe controllo di vicinato, che viene fatto per altre cose, quindi preferirei piuttosto parlare come cittadino che come giornalista, anche se tante cose le ho ovviamente viste anche come giornalista. Avevo 24 anni, ma ero già avviato, ero uno dei, sarei diventato lì a poco uno dei più giovani capiservizio d'Italia, ma lo dico per dire che ero integrato anche in questa vicenda che mi appassionò sia dal punto di vista del lavoro sia, come dicevo, come cittadino. Intanto ricordo il lavoro di Lietta che, come tutti i grandi giornalisti, era molto modesta e chiedeva a noi, che eravamo più giovani, che eravamo sul campo, addirittura dei suggerimenti. Noi gli dicevamo: Lietta, ma cosa dici? No, 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 è meglio così, è meglio che mi raccontiate e voglio venire assieme a voi a vedere le cose che voi potete farmi vedere, perché così poi un giornalista, secondo me, più è bravo, più è grande e più è modesto, e credo che lei, come in tante altre occasioni della sua carriera, anche per le bombe di Savona dimostrò quello che vi ho appena detto. Ma guarda, la relazione alla stampa all'epoca non me la ricordo neanche sinceramente troppo bene, perché poi io facevo un pochino il pendolare già con Torino, con Imperia, quindi non ho un quadro preciso delle persone di allora. Beh, ovviamente ci fu un lavoro straordinario, perché così era, sia come giornalisti, sia, lo ripeto per l'ultima volta, anche come cittadini. E vabbè, insomma, ricordo i contatti dal punto di vista privilegiato, se poi lo era come giornalista, i contatti con molti inquirenti, tra cui ricordo Esposito, che era il capo della Digos di Genova, che mi diceva: guarda Sandro, sinceramente non è che non ti voglia dire le cose, non ci capiamo nulla, lo saprete magari tra 10 o 20 anni. Invece non l'abbiamo saputo neanche tra 10 o 20 anni e neanche oltre, come d'altronde tanti fatti oscuri della vita italiana, civile, sociale, politica, purtroppo terroristica, alcuni dei quali si possono inquadrare, se vogliamo entrare un pochino più nel dettaglio, con quelle di Savona. Su quelle di Savona dirò subito una cosa che mi creerà molti nemici, ma d'altronde sono abituato. La serie di esplosioni di Savona hanno provocato una morta, la povera Dallari in via Giacchero, 13 feriti, avrebbe potuto farne molto di più, ma secondo me non avevano l'intenzione di fare dei morti, perché persone che potremmo inquadrare a grandi linee nel terrorismo neofascista, a un certo punto si chiamò in causa Ordine Nero, che non è ordine nuovo, è un'altra cosa, però la famiglia, diciamo che è sempre questo, però se avessero voluto colpire avrebbero fatto morti come hanno fatto in altre parti d'Italia. Invece volevano fare proprio sondare la resistenza di Savona, il perché, il per come non c'è riuscito a scoprirlo nessuno, né le inchieste giudiziarie né la commissione parlamentare, però volevano proprio sondare su un periodo medio-lungo, perché è durato un anno e un mese, la reazione di una popolazione attraverso questi episodi che potevano classificarsi ovviamente come gravi. Poi nessuno pensa che quando misero la bomba sul ponte dell'Acqua Buona volevano far scendere la ferrovia, come nessuno pensa che quando misero la bomba all'autostrada Savona-Torino volessero far scendere l'autostrada. Però erano episodi che potevano portare a pensare quelle cose lì e a tastare una reazione che fu una delle cose che nessuno capì, e neanche io, che fu la reazione che loro potevano aspettarsi, cioè di una città con valori di sinistra, che è medaglia d'oro al valor militare
per la resistenza, tensione militare, perché tanto lo sono al valor civile. Valor civile militare vuol dire che i cittadini scesero per le strade e combatterono. E quindi ci sono le cose che non, come ripeto, non capiva nessuno, non capisco ancora io oggi, però certamente testarono una reazione di questo genere qui. E poi lì si sono inserite tutte le teorie, il complotto internazionale, le logge coperte, la P2, e quella che viene un po' ricordata poco, che era quella della bomba atomica a Piano dei Corsi sopra Calice Ligure. Si disse che, beh, insomma, là sotto gli americani avevano di tutto. Io non vi so dire se avessero la bomba atomica o no, ma certamente avevano missili di ogni genere, e si poteva pensare, anche se comunque siamo lontani da Savona, comunque Savona era la città media più vicina a Piano dei Corsi, e ricordo che ci portarono anche i giornalisti con in testa il sindaco Zanelli a visitare per vedere, guardate che non ci sono le bombe atomiche, se anche ci fossero state non ce l'avrebbero fatte vedere, però insomma, per dire quante teorie vennero fuori appresso a questi 12 attentati. Per quanto riguarda le persone che potevano essere coinvolte, diciamo così, nella responsabilità di questi attentati, devo dire la verità, faccio un po' di fatica a scendere nei particolari, perché siccome nessuno ci ha capito nulla, credo che non sarebbe giusto, poi io sono un vecchissimo garantista qui, terzo grado di giudizio, qui non siamo manco arrivati alla partenza istruttoria, quindi figuriamoci il terzo grado di giustizia. Direi che possiamo inquadrarla, come abbiamo detto, nel terrorismo neofascista, sempre che, perché poi la dietrologia, ci fosse qualcuno che voleva farci credere che la responsabilità era quella. A un certo punto ci fu, questo la ricordo, una specie di rivendicazione di ordine nero, come abbiamo detto, mi pare attorno al periodo di quando ci fu l'attentato alla prefettura, e lì quindi insomma anche lì partirono varie congetture che però sinceramente non voglio neanche seguire, perché bisogna essere seri e bisogna fare una ricostruzione storica, bisogna trarre le conseguenze che la reazione di Savona fu una grande reazione civile, fate attenzione, senza abusi, senza che nessuno pensasse di fare lo sceriffo, già allora si diceva, se vedete, io facevo i turni attorno a casa mia, Villa Piana. E se qualcuno vede, chiami la polizia, o i carabinieri, quello che è, le forze dell'ordine, e anche questa fu una grande dimostrazione di civiltà, perché se volevano che ci fossero degli eccessi, se volevano gli autori degli attentati, e direi che poteva anche essere, mandiamoli per le strade e facciamo vedere che picchiano il primo che dice che cosa fate voi lì intorno, o che si dichiara in qualche modo legato all'ambiente, alle teorie neofasciste. Quindi fu una reazione assolutamente perfetta, come credo che sarebbe così anche oggi. Savona ha dimostrato di essere quello che era, che è sempre stata e che speriamo sarà ancora, anche se non bisogna mai abbassare la guardia, cioè sulla civiltà, sul civismo, sui valori in cui uno crede, sulla tolleranza degli altri. Difenderò la tua libertà anche se non credo nelle cose che dici. Sono traguardi che ogni tanto scappano, e se vogliamo trarre, per non fare soltanto una ricostruzione storica, da quel periodo, diciamo così, una lezione è questa, che si è assieme a quella di non dimenticare, che è facile dirlo, è giusto andare a vedere i periodi storici più difficili o anche migliori della città in cui si vive, e farlo sempre, come dicevo prima, se posso dare un suggerimento, solo perché sono più vecchio, con l'animo libero da qualsiasi condizionamento. Diciamo che in quel caso lì Trivelloni ha sposato, diciamo così, un quadro di una delle ipotesi,
è legittimo, non so dirti quanto possa veramente aver contribuito a scoprire quel filone lì, anche perché poi, come dicevo prima, ce ne sono sempre stati tante. Il CAD2, se ti riferisci alla mia famiglia, nel senso che mia madre fu una delle, non so dirti neanche se fondatrice o che cosa, perché lei mi disse che non aveva, che il partito le aveva chiesto un aiuto, lei l'aveva data da vecchia socialista com'era, e ovviamente adesso purtroppo non c'è più. E quindi credo che sia, non sia mai bene, io sono il figlio, quindi posso parlare, virgolette, invece sua, che però non sia, diciamo così, mai bene far parlare i morti, comunque essi siano, è sempre meglio far parlare i documenti. Ci furono poi molti altri che cercarono di sondare la strada delle logge, come altre strade, come abbiamo detto prima. E è cominciato dicendo che per molto tempo non se ne è parlato. Non se ne è parlato perché l'inchiesta tardò a partire, fu archiviata pur essendo in mano a giudici capaci, alcuni sono ancora in circolazione, fanno allora ancora quel lavoro lì, e quindi questo portò anche a credere che veramente non ci fu, non possiamo pensare a una grande congiura, giudici, poliziotti, carabinieri, servizi segreti probabilmente sì. E quindi evidentemente ci fu anche un po' un calo di attenzione, dell'informazione e in genere diciamo così, dell'opinione pubblica, più che per dimenticare, perché così era e così era accaduto, senza che si scoprisse anche la famosa commissione parlamentare, poi cadde il governo e il governo dopo non la mise in. Non fece in modo di riproporla. Io credo che sia una liaison un po', diciamo così, non del tutto centrale in questa vicenda qui, cioè se vogliamo andare a parlare di altre cose possiamo farlo, per comunque ovviamente non mi sottraggo perché non c'è niente da sottrarmi, era un circolo di ispirazione socialista, frequentato credo da Teardo ma anche da altre persone che si occupava della vita politica e amministrativa di Savona come tanti altri, probabilmente con le loro idee, i loro errori, le loro cose fatte anche giuste, no? Poi Teardo divenne presidente, se non mi sbaglio, della regione Liguria e quindi meritava di essere seguito, non significa sostenuto, ma di capire che cosa un savonese a Genova potesse fare, no? Ancora oggi il rapporto tra Savona e Genova, voi dell'università forse ne avete anche qualche sentore, è un rapporto difficile, no? Ci hanno portato via il porto facendoci credere che se non facevano una unificazione tra Savona e Genova non ne sarebbero più venuti fuori, invece ovviamente non era così, nel senso che Savona poteva avere tranquillamente la sua indipendenza, i genovesi erano interessati alla piattaforma Merckx, comunque se voglio giudicare positiva o negativa, e al traffico delle crociere Costa. Ne ho una del tutto personale, nel senso che quando esplose la prima bomba, io ero all'Astor al cinema con mia moglie, e dopo lungo periodo, non, cioè, non, a quell'ora lì, quando non lavoravo, comunque cercavo di essere sempre in contatto con il giornale, perché era l'ora della chiusura in cui poteva succedere qualcosa. Quel giorno lì, quella sera lì, mia moglie mi convinse ad andare al cinema all'Astor e quando uscì dal cinema c'era stata l'esplosione nel portone del senatore Varallo. Mussolini ultimo atto. E poi altre cose legate un po' all'attività. Quando scoppiò la bomba all'Acqua Buona, ero combinazione su una macchina dei carabinieri che aveva la sigla Balzo 11 con un tenente di cui non dirò il nome perché non avrei potuto esserci come giornalista e quindi capii proprio quando c'erano queste esplosioni, come si metteva in moto la macchina organizzativa, ma devo dire sempre con grande travaglio e un po' di paura, ecco, ne è scoppiato un altro.